Ciao a tutti, una di voi mi ha chiesto un video un po' più lungo, infatti oggi sarà un video un po' più lungo. Ho già pulito tutto, ve lo faccio vedere tutto. Adesso mi faccio la doccia e per oggi basta, direi.
ho messo un po' di bicarbonato. Uso questo perché per il momento ce l'ho questo, uso quello che ho. Allora uso sempre questo qua perché lo voglio finire. Posso anche non usare i guanti perché è molto delicato questo qua. Ecco ragazzi, a me piacciono queste straccette qua, vedete ormai ci sono bucati, ma io non trovo più queste qua. Avranno due, non so quanti anni avranno questi qua, parecchi praticamente, li lavo, li rilavo e sono sottili. Non lascia l'acqua quando pulisco i mobili, sono buonissimi, non li trovo più. Questi qua non li trovo più. Anche se qua si chiama Green Texo Heart Light, non lo so. Proviamo se mai a cercare su Amazon se li troviamo, però non li trovo più questi qua. Vediamo. Tra una cosa e l'altra, per spiegare a lavare.
Andrea è andato a fare un giro con cane. Io faccio così. Thank you.
per i pavimenti, detergente con poco, metto un po' di questo, giusto per dare un po' di e la moneta. Questo qua ci metto perché è un, non so come dire, il limone, il profumo senza risciacquo. Questo qua, cioè, lo posso mescolare anche con l'ammoniaca. E questo qua non fa niente. Allora, i miei stracci. Per i vetri uso sempre questo, ve l'ho già fatto vedere 10.000 volte, ma ve lo farò vedere. Prendo solo questo qua, infatti c'è scritto antialone, c'è ammoniaca dentro. Volendo possiamo fare anche un spruzzino con l'ammoniaca, però mi piace questo qua. Se mai un giorno proverò a fare, se ne viene voglia, però mi piace questo. L'unico che non me lascia l'olio qua, che adesso non mi lascia tutto l'olio. Volendo uno può mettere l'acqua con un po' di ammoniaca e spruzzare. Non posso più usare i spruzzi di pompe. Non so se si sente quello che dico, però lo dico lo stesso.
posto anche qua. Allora, questo deodorante che non mi piace, però lo finisco. Faccio così. Cioè, lo butto via, però non mi piace. Finisco di usare. Ho lasciato le finestre aperte, ce ne sono più mosche adesso, sono diversamente come facevo. Uno, sapete dove l'ho infilato? Dentro un beauty.
sono le monete da 1 centesimo 2. Adesso sapete cosa faccio? Ho visto la coppa che ci sono le macchinette, butto via, butto dentro la moneta, ti danno i buoni così puoi fare la spesa. Secondo me è un'ottima soluzione questa qua, perché tanto da 1 centesimo 2 cosa te ne fai? Infatti la buttiamo la moneta sempre lì, perché ti riempie solo il portafoglio e basta. Non mi chiedete qua perché metto la moneta lì, perché abbiamo cominciato con una moneta, due, tre e così via. Così quando svuoto le tasche, se c'è una moneta, la butto lì. Così. Asciugo un po',
detersivo rimasto lì sotto. Infatti anche questo ho lasciato il detersivo, vedete, non ho, non ho messo sotto l'acqua, è diventato tutto giallo. Adesso lo butto via. Eccoci qua, pulito, questo nuovo. Secondo voi cosa dura la mia pulizia? Ho appena pulito lì, già arrivato dentro con le scarpe. Andiamo a vedere, faccio vedere. L'ho sgridato, già sono andato via. L'ho appena pulito, ragazze. Appena pulito. Ci butto dentro anche una pastiglia di candeggina qua, anche due, guarda.
Ciao ragazzi, avete mai assaggiato halva? Io l'ho trovato in un supermercato, è un dolce turco praticamente, però in Lituania si mangia spesso questo dolce qua. È praticamente fatto di seme. Alcuni sono fatti di semi di soia, arachidi, pistacchi, nocciole, altra frutta secca praticamente. Li lavo un attimo, poi li lascio asciugare al sole. Dopo, quando sono asciutti, praticamente aspetto quando ci saranno gli altri e dopo faccio la lavatrice, non faccio la lavatrice solo con questi. Li lascio asciugare qua e niente, ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!